bella riga, siamo di nuovo in mezzo alla natura, i pericoli della foresta, solo che siamo già spompati e sculatinati perché abbiamo preso questa decisione di salire tutta questa traccia per arrivare a delle waterfalls, delle cascate che sono in mezzo alla foresta, però a quanto abbiamo capito sono far away. Quindi finora abbiamo camminato, se non 2 chilometri, poco meno, in una strada ripida, ma ripida ripida. E abbiamo incontrato pure 2 tipe che dicono: ah, eccole le cascate, vedi dove sono? Sono in Culonia. Mo ve le faccio vedere. No, non so se le vedete, però si vede là in fondo. Vedete, non vedete. Però se vedete là in fondo, ci sono delle cascate. L'idea era di arrivare con la macchina fino alla cima della Bump Track, però per qualche errore di calcolo siamo arrivati pensando fosse la cima, invece era l'inizio della Bump Track. Fucking Bump Track. E ora siamo una culla di sudore, stiamo continuando a salire tra questa strada asciutta, secca, piena di rocce. Vedete Antonella come avanza? Avanza, donna italica, avanza. E niente, la storia di questa strada invece è che fino a 80 anni fa era l'unica strada che portava a Port Douglas, e venivano con horses and wagons, cavalli e calessi. E immagino a fare questa strada chi i cavalli e chi i calessi, manco di cane. E niente, ora continuiamo a affannare, se troviamo qualcosa di interessante vi tengo presenti. Oh, we are back. Non è che è passato tanto, però siamo arrivati a sto punto. Questo punto c'è il lookout. Vedete il paesaggio? C'è sto promontorio, si vede il fiume in fondo, l'oceano. E che ne so se si vede. Mo, quando torno a casa vedremo al computer se si vede quello che dico. Se no, fidatevi delle mie parole. È una bella scena, c'è tutta la foresta intorno e poi si vede la vallata e il fiume che finisce nell'oceano. Tra l'altro questo posto dove stiamo noi è l'unico punto al mondo dove la foresta tropicale incontra la barriera corallina. Vero Anto? Sì. Anto approva. Abbiamo già detto. Abbiamo già detto? Sì. Ah boh, ridiciamola, no? Vale la pena. L'unico punto, foresta tropicale, barriera corallina. E niente, mo ci siamo riposati, ci stiamo riposando, che siamo un po' stremati. Dopodiché in teoria dovremmo tornare ad andare avanti, però non lo so. Niente, lo scoprirete solo se seguirete le prossime puntate. Ciao. Allora, non siamo arrivati alle cascate ancora, però siamo arrivati a questo creek, un torrente. Che fa la sua scena comunque. Un bel posticino. È una cosa strana, è che c'è un odore come un profumo, sembra un profumo di quelli comprati. Chissà. Allora, mo voglio provare ad arrivare. È mica facile. Voglio provare ad arrivare là per vedere se c'era uno spazio di acqua più profondo. Tra l'altro,
bisogna pure stare attenti, perché tra i vari pericoli australiani in questa zona ci stanno gli stinging trees, che sono gli alberi pungenti, che non sono proprio alberi, sono piante, sono tipo ortiche, però più grosse, solo che a differenza delle ortiche, se ti pungono con questi stai male, diciamo, per giorni e giorni, e anche a distanza di un anno. C'è il tipo che è stato punto, mi ha raccontato, ma anche potete anche andare su Google se volete trovare, bello quest'albero, e anche a distanza di un anno sul punto dove sei stato punto hai ancora fastidi, irritazioni, e comunque per giorni da quando vieni punto hai dolori abbastanza pesanti e non riesci a dormire e non riesci a far niente, quindi questa è una cosa che potrei evitare. Io là vedo acqua, là, oltre la roccia, come la passiamo? Invece quest'albero che è bello, ma proprio bello, bello ma un po' in mezzo alle palle, vedi? E in tutto ciò mi sono perso pure Antonella. Dove sarà? Non lo so. Niente. Allora, Anto l'abbiamo ritrovata. Vero, Anto? Mm. È qua, vedi? È viva e vegeta. Hi. E poi c'è sto posto che è molto bello, mo' alle cascate non ci siamo arrivati. Sinceramente non lo so se ci arriveremo, però per il momento ci fermiamo qua e ci mangiamo i due hamburger che ci siamo portati. Sono veggie burger, naturalmente, burger vegetariani, perché noi siamo, che siamo vegetariani noi, una specie. Non siamo, diciamo che propendiamo per il vegetarianismo, ma ogni tanto qualche eccezione la facciamo, perché un po' mi piace essere contraddittorio e un po' siamo italiani, quando abbiamo una regola la dobbiamo infrangere in qualche modo, giusto? Do you agree? Vabbè, a dopo. C'è ridotto un cazzo di trattore, fate pure su. Potenti.